La devi da fare perché ci sono oggi molte forme di impegno. E io credo che se tutti quanti voi darete ascolto anche alle utopie del Vangelo, ai grandi sogni diurni che tanta gente oggi coltiva, e se rimboccandovi le mani scenderete pure voi in campo, io sono convinto che voi la pace, prima che darla agli altri, ve la sentirete sgorgare nel cuore. E lui diceva utopia, in greco vuol dire non utopia, non c'è nessun luogo. Lui diceva non utopia, eutopia, dove eu vuol dire bene. E cioè noi dobbiamo tendere verso il bene, poi non si riuscirà a metterlo in pratica, ma se non tendiamo nemmeno verso il bene, saremo fermi e torneremo indietro. Direi era, non ha mai potuto accusarlo veramente di qualche cosa di meno fedele, di eretico direi, perché era fedelissimo, solo che aveva questa coerenza sì dell'utopia, ma direi che il Vangelo è utopico. Faceva politica ma non partitica. Ecco, quindi li chiamava tutti sotto Natale, a parte che poi pian piano capivano che diceva delle cose e finivano con non andarci, ma invitava tutti i politici della zona. Ecco, e era questo cogliere nella politica quello che è veramente per il bene di tutti, senza parteggiare per il partito che allora era la Democrazia Cristiana. Tant'è vero da contestare alcune cose, il modo con cui accoglievano gli albanesi o il modo con cui appoggiavano le guerre. Ecco, ma lui restava al di fuori delle critiche ai partiti per fare la politica, cioè cercare il bene della polis, il bene della città. La sua lezione per l'Italia di oggi sarebbe di esortare quelli che hanno vinto a mettersi al servizio dei poveri. Adesso che sono al potere, vedere come ci arriveranno, ecco, fate quello che uno che ha la responsabilità del potere. Prima in campagna elettorale avete potuto andare a solleticare gli egoismi della gente. Ma adesso che avete la responsabilità del paese, cercate di pensare ai poveri, ai giovani che non hanno lavoro, al di dentro della nazione, e ai poveri che vengono a cercare la sopravvivenza.